in modo tale che magari riusciamo a lasciare un po' più di spazio alla seconda parte di, questa, di questo incontro perché ci saranno appunto le presentazioni dei eh, primi risultati di alcuni lavori che si stanno svolgendo all'interno del laboratorio di innovazione e quindi mi sembra giusto e doveroso provare a lasciare più spazio eh, a quest'ultima quest parte. Questa oretta eh, diciamo quindi è divisa in due parti sostanzialmente, la prima metà, o anzi un po' meno spero, la prima metà eh, verrà dedicata a un overview. Ehm, diciamo sulla, sul, sui laboratori ehm, in tutte le loro declinazioni, eh, parleremo un attimo. Inquadreremo qual è il contesto eh, normativo, qual è il contesto eh, invece organizzativo eh, de, de, dell'Istat e come stiamo provando sostanzialmente a incardinare l'attività della ricerca dentro la programmazione dell'istituto, che è veramente diciamo, la novità di tutta questa operazione e in qualche modo se volete anche una scommessa. E, diciamo, chi è vecchio di sta sicuramente sa che è una discontinuità forte con il passato, quando invece normalmente l'attività di ricerca era in qualche modo diciamo, un'attività eh, all'atero o comunque non entrava eh, direttamente nella programmazione dell'istituto. Quindi questa è la filosofia che ha animato tutta questa operazione. Quindi nella prima metà la, la presentazione ce la dividiamo io e Alessandro, io sono il responsabile dei laboratori per la ricerca tematica, Alessandro è rappresentante eh, della ricerca metodologica, e, e quindi dopo aver parlato delle specificità dei, do, dei due rami diciamo, della, della ricerca in ISTA poi lasceremo spazio, come ho detto prima, ai, ai, ai lavori eh, che si stanno svolgendo adesso dentro il Labin. Quindi questa è l'idea della presentazione. E quindi come vi ho anticipato questo è sostanzialmente eh, l'outline. Quindi partirò con una prima, una prima parte diciamo, introduttiva generale e poi entreremo eh, nello specifico diciamo, della ricerca sia tematica che metodologica. Allora, partiamo diciamo, dai massimi sistemi. Eh, quali sono gli obiettivi dell'istituto in generale? Qui, in, eh, in questo box in verdino, c'è uno, uno statement tratto dal da decreto legislativo dell'89. Che cosa fa l'ISTAT? Qual è la mission dell'ISTAT? È servire la collettività attraverso la produzione e comunicazione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità, realizzate in piena autonomia e sulla base di rigorosi principi etico-professionali e più avanzati standard scientifici. Allo scopo di sviluppare un'approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale dell'Italia ai diversi livelli territoriali e favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società. L'ho voluto leggere per intero perché insomma, mi sembra eh, rilevante. Quindi sostanzialmente l'Istat lo sappiamo, eh, il compito principale è produrre statistica ufficiale, che cosa produce l'Istat è eh, definito in maniera rigida sia dal programma statistico europeo che dal programma statistico nazionale e addirittura come si produce ovviamente eh, il come si produce è codificato dal Code of Practice Euro eh, Europeo e dal codice di qualità statistica ufficiale. Quindi questo ovviamente è il quadro generale. Dentro questo quadro, dato appunto anche lo statement che ho appena letto, eh, la ricerca eh, ci sta alla grande, come dire, cioè secondo noi dovrebbe assumere un ruolo centrale eh, nell'attività eh, dell'istituto. Eh, una ricerca che, che vuol dire fare ricerca in Istat? Beh, diciamo, un concetto di ricerca sicuramente differente da quello eh, dell'Accademia, per esempio. Eh, abbiamo visto che il fine dell'Istat non è produrre ricerca, eh, ma eh, la ricerca secondo noi diventa uno strumento essenziale invece per, uh, per raggiungere gli obiettivi istituzionali, eh, perché sostanzialmente funzionare sia uh, alla, alla a livello di informazione e statistica prodotta sia soprattutto uh, alla sua qualità. Eh, dal punto di vista normativo voi sapete che l'ISTAT era già annoverato tra gli enti pubblici di ricerca, eh, recentemente eh, con, la norma, eh, con il decreto del 2016 questa presenza viene, è stata ribadita, quindi è stata ribadita la presenza dell'ISTAT. Eh, nel numero degli enti pubblici di, pubblici di ricerca. La novità di questo decreto legislativo è stata introdurre la valutazione dell'ANVUR rispetto alla ricerca in Istat, quindi dal prossimo anno le attività di ricerca dell'Istat, che poi verranno codificate adesso non mi soffermo sul discorso ANVUR perché ci porterebbe lontano, ma insomma il discorso è eh, la, 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 la ricerca in Istat diventa ancora più centrale perché soggetta anche a valutazione eh, da parte dell'ANVUR. Sì Scusate. E, bene, quindi questo è il quadro normativo. Come eh, si è pensato di eh, a questo punto eh, focalizzare l'attività della ricerca all'interno del quadro organizzativo dell'istituto? Eh, nel piano strategico triennale 2017-2019 la ricerca eh, trova un ruolo, assume un ruolo centrale. In particolare il programma strategico 3, sviluppo della ricerca, eh, e della eh, sviluppo della ricerca metodologica e tematica, diciamo, ha proprio il fine di... Eh, Ariad Alessandro, ha il fine... No, non puoi stare qua perché... <ride> Dicevo, eh, nel PG3 viene ribadita diciamo, la centralità eh, della statistica, l'attività di ricerca viene riconosciuta come un fattore di crescita sia dell'istituto sia del personale da perseguire in maniera strutturale ed organica. All'interno eh, del piano strategico eh, 3 diciamo, si colloca il documento piano triennale della eh, ricerca, che immagino abbiate visto, che è appunto il documento di definizione delle caratteristiche e delle specificità della ricerca nel nostro istituto. Perché? Perché come accennavo prima, in realtà la ricerca in ISTAT ha delle caratteristiche eh, particolari, eh, sicuramente che le contraddistinguono la ricerca nell'Accademia. Eh, I rami sono sostanzialmente due, abbiamo già detto, la eh, ricerca metodologica e la ricerca tematica. La ricerca metodologica ha sicuramente una lunga tradizione ed è sicuramente legata alla, al core business dell'ISTAT, cioè quella della produzione di statistica ufficiale. La ricerca tematica è sicuramente più più recente e negli ultimi anni ha eh, assunto eh, diciamo, un'importanza eh, via, via crescente, probabilmente a cominciare dall'introduzione dall della prima release del rapporto annuale sulla situazione del Paese, ormai credo 25 anni fa, che è stato uno degli strumenti, uno dei, dei, degli output dell'Istat che ha richiesto in qualche modo eh, un'attività di ricerca anche tematica. Eh, chiaramente nel tempo poi i prodotti ISTAT a uh, contenuto di ricerca tematica sono, sono aumentati e tra l'altro uh, diciamo una domanda di ricerca di questo genere arriva anche dal ruolo che l'ISTAT ha uh, nei confronti dell'esterno. Alle audizioni che l'Istat regolarmente fa presso, eh, presso il Parlamento, ehm, nella commissione bilancio, riunita di Camera e Senato, spesso si fanno appunto, valutazioni di policy eh, oppure appunto, di specifici provvedimenti. E quindi questa è un'altra diciamo, fonte di domanda esterna che sviluppa di domanda, eh, di, richiesta di ricerca tematica. Eh, ora, quali sono gli strumenti di cui ci si è voluti dotare per, diciamo, eh, in termini di governance della ricerca del nostro istituto? Il, eh, il Comitato di ricerca è stato istituito con una delibera dell'agosto dell dello scorso anno e ha funzioni di indirizzo, controllo di coerenze e uniformità di iniziative relative alla ricerca, di monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attività, di proposta al Comitato di Presidenza di specifiche policy. All'interno del Comitato di ricerca lavora una segreteria tecnica di cui sia io. Eh, che Alessandro eh, ma anche Gerarda eh, diciamo facciamo parte che eh, il compito della segreteria è eh, ci sono molti compiti in realtà tra gli altri quelli più importanti eh, su cui stiamo lavorando abbiamo lavorato e stiamo lavorando è quello di classificare per esempio i prodotti a ricerca dell'istituto ai fini della valutazione dell'ANVUR quindi la valutazione di cui parlavo prima sostanzialmente si tratta di creare delle categorie ad hoc che siano in grado di appunto, catalogare tutti i tipi di, atti di attività Dell'Istat a contenuto di ricerca ai fini della produzione del LAMBUR Qui chiaramente c'è stata una, una discussione da, da, parte dei termini, da parte dei vertici dell'istituto con LAMBUR stesso per definire le specificità relative dell'ISTAT e, e insomma la segreteria tecnica è entrata anche in questo processo. Cosa fa uh, la segreteria tecnica? Inoltre, uh, vabbè, qui posso saltare sostanzialmente perché forse è meno rilevante. Uh, tra le altre cose, in, nella pipeline ci sono anche queste, uh, queste iniziative: rilancio delle pubblicazioni scientifiche dell'ISTAT, cioè Working Paper e rivista, costruzione e manutenzione di un'area al sito web per le statistiche sperimentali, costruzione e manutenzione del repository dei lavori scientifici dei ricercatori dell'istituto, e eh, insomma. And Posso andare veloce qui. Quindi, questa era la parte diciamo, introduzione generale. Entriamo adesso nel primo dei due rami, ricerca tematica. Quali sono gli obiettivi? Dicevo prima, eh, la, la ricerca tematica in Istrat più o meno sempre sofferto di un approccio on demand, cioè significava significa in senso in parole povere che eh, veniva attivata su richiesta. Quindi, quello che è sempre mancato, eh, abbiamo sentito la mancanza di una programmazione della ricerca eh, tematica. Eh, una, un approccio on demand chiaramente ha molti limiti, tra cui quelli appunto che vedete elencati. In questa slide, cioè si sfrutta in maniera veramente limitata l'offerta informativa uh, dell'istituto, uh, non si ha continuità nell'attività uh, di ricerca, uh, si hanno limitate opportunità di crescita professionale e personale, e quindi conseguenza elevata dispersione, presenza contemporanea di ridondanze o di mancata copertura di aspetti rilevanti, e quindi da tutto ciò la necessità di una pianificazione e di un coordinamento. Uh, il piano triennale è il documento che ho appunto citato in precedenza e rispetto alla ricerca tematica il piano triennale definisce, eh, ha definito eh, quali sono i temi di interesse eh, di ricerca dell'istituto. Sono quegli, i nove temi che vedete elencati nella slide, come vedete sono molto ampi, sono molto eterogenei, eh, si è cercato come dire, di, eh, no, di, di avere uno, lo spettro più ampio possibile in termini di, eh, di tematiche eh, Ciascuno di, di questi 9 punti è declinata in issues a, a scopo semplicemente esemplificativo. Insomma, l'idea è cerchiamo di, da una parte, eh, considerare tutto ciò che già si fa in Istat, dall'altra parte, diciamo, cerchiamo di essere eh, esaustivi per quanto, per quanto possibile in termini di eh, eterogeneità di tematiche. Definite. Ah, quali sono i vantaggi attesi eh, diciamo, di questo processo di strutturazione della ricerca tematica? Beh, eh, appunto, individuare lacune informative, per esempio, cioè delle, eh, scoprire se ci sono aree eh, non coperte. Eh, questo potrebbe avere effetti sul miglioramento delle fonti, sull'incremento della rilevanza dell'informazione statistica. La pianificazione dei progetti consente di limitare le sovrapposizioni, dispersioni e disallinamenti. Rafforza la capacità di gestione e risposta a richieste e analisi tematiche anche arrivanti dall'esterno. Eh, favorisce interazione tra i e dell'istituto, rappresenta l'opportunità alla fine di valorizzazione del capitale umano e di crescita eh, professionale individuale. Eh, L'idea di fondo qual è? è quella di avviare dei processi, eh, de, scusate, dei progetti a medio termine che costituiscano diciamo, un background. Eh, da, eh, che l'istituto può sfruttare anche per la realizzazione di output istituzionali, pensate sempre al rapporto annuale, pensate al rapporto sulla competitività e quant'altro. Quindi, diciamo, una ricerca non più estemporanea, ma delle linee di ricerca a medio termine eh, a cui l'istituto può attingere. Quali sono, eh, rispetto alla ricerca eh, tematica, gli strumenti che sono stati eh, messi eh, in campo? I due laboratori, labora due laboratori per la ricerca tematica: il primo, eh, diciamo, coordinato da me, eh, sugli aspetti economici e ambientali, e il secondo, la Rumina Fra Fraboni, sugli aspetti eh, demosociali. Eh, in realtà, questi eh, laboratori sono di fatto due contenitori, ah, sono stati attivati all'interno del servizio PSS. Eh, sono due grossi contenitori che conterranno tutti i progetti eh, di ricerca che, di cui parlerò nella prossima slide, che sono stati avviati in seguito eh, alla Call. La Call for Project, che vi ricorderete, è partita eh, un anno fa, sostanzialmente a giugno dell'anno scorso, si è chiusa a luglio. Eh, e che ha avuto una importante risposta secondo noi perché sono stati 77 progetti eh, proposti, che poi sono diventati 74 perché sono stati degli accorpamenti prima della fase di valutazione. Eh, tra luglio e ottobre c'è stata la costituzione del comitato scientifico, che si è riunito poi tra diciamo dicembre e, e la primavera. Eh, il comitato scientifico ha ehm, diciamo, valutato tutti questi progetti e a maggio, inizio di maggio, diciamo, il primo giro di valutazione eh, si è pervenuti ai risultati che vedete, 20 progetti sono stati approvati eh, subito, uh, 27 sono stati respinti e altri 27, diciamo, per altri 27 sono state chieste integrazioni. Queste integrazioni sono state fornite a stretto giro, all'inizio di giugno abbiamo la situazione definitiva che è quella che vedete, i progetti approvati in totale sono 46 e il coinvolgimento in termini numerici è piuttosto ampio, ci cioè sono 71 referenti di progetto e 238 partecipanti. I progetti Sostanzialmente inizieranno da settembre in poi con scadenze differenti e hanno ovviamente durata differente, e insomma, noi siamo all'inizio di questa avventura. Insomma, speriamo che le cose possano andare bene. Detto ciò, io ho terminato la mia parte. Passo la parola a Alessandro. Sì. Allora. Buongiorno intanto, buonasera, anzi eh, mi scuso intanto per il ritardo nell'arrivo, ma è un'altra sessione. Dunque il compito mio è un po' di inquadrare quali sono l'insieme di azioni che si stanno, che si stanno eh, portando avanti in istituto per mh, dare, eh, faccio una prima affermazione forte, dare eh, rilevanza all'attività di ricerca eh, metodologica in Istat. Um, qui da, parto da un tentativo di definizione di quali, essere, le, quali sono le motivazioni in un contesto di un istituto nazionale di statistica della ricerca metodologica. Diciamo che, li, che li, eh, la ricerca è finalizzata a, allo sviluppo di metodi e tecniche, qui c'è una prima affermazione un po' come dire, forte: eh, allo sviluppo di metodi tecniche e tecniche statistiche volti a garantire il miglioramento continuo dei processi di produzione affinché l'informazione statistica realizzata rispetti i requisiti di qualità, accuratezza, tempestività, rilevanza. Uh, tutto questo discorso può essere ricondotto diciamo così, uh, qui facciamo una, una prima uh, um, um, inquadramento generale di questa, della tematica, della, della, della tematica della, e, e in particolare di questa uh, uh, trade-off che vedremo, eh, in che consiste, questo trade-off fra eh, due differenti caratteristiche di qualità della, 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 eh, della, della ricerca che, mh, che sono quelle dell'indipendenza e della rilevanza. Questa, questo trade-off, questa antinomia diciamo così, è stata messa in evidenza, in particolare mi, mi richiama un paper famoso, di, abbastanza famoso in, nel nostro ambito diciamo così, per, di, di Felleghi di qualche anno fa che eh, ragionava sul, sul, appunto, sul, sulla natura della ricerca metodologica presso i, l'organizzazione conseguente nel, nell'Istituto Nazionale di Statistica e traccia la caratterizzazione caratterizza questa antinomia fra uh, uh, l'indipendenza e cioè la, la ricerca deve essere indipendente nella scelta dei campi in cui impegnarsi e la rilevanza uh, uh, che, cioè che la ricerca deve essere motivata dalle esigenze della produzione e deve essere finalizzata alle esigenze della produzione eh, quali sono i, i temi che solleva questa, questa antinomia? Sostanzialmente trovare eh, un, il bando della matassa, se, sostanzialmente mantenendo una forte capacità di ricerca ma allo stesso tempo integrando i risultati nel lavoro applicato. La, la, ci sono una serie di de de deviazioni eh, eh, secondarie eh, come si fa a bilanciare, questo è un altro tema, come si fa a bilanciare la natura tipicamente di servizio della, della, eh, della metodologia con la necessità che la funzione invece rappresenti una guida forte ed effettiva nei processi, e viceversa, eh, il punto eh, può essere visto dall'altra parte: poter fornire una guida ai progetti, ai processi basati su una solita metodologia, eh, la meto che può essere discussa, ma non può essere ignorata. Chi lavora nell'ambito della ricerca metodologica sa che diciamo, questa antinomia ci si presenta quasi ogni giorno nell'attività eh, nel, nell eh, nell di lavoro. Uh, uh, gli strumenti che si è data che, che sono stati predisposti per governare questo trade-off, il piano triennale della ricerca triennale, uh, della ricerca tematica o saltato tematica e metodologica Uh, si è parlato del piano triennale della, uh, della ricerca tematica. Io farò un accenno alla, ai, ai temi invece che sono, sono affrontati nell'ambito del piano della ricerca metodologica. E l'altro strumento, l'altra infrastruttura uh, fondamentale, è il comitato consultivo che è un'innovazione un introdotta di recente, poi vedrei, a cui mi dedicherò nella, nella seconda parte della mia presentazione. E, uh, eh, nella seconda parte invece di questa, di questa, di questa sessione vi verrà dato ampio spazio alla presentazione delle prime esperienze, dei primi risultati, delle attività, dei progetti eh, approvati nell'ambito del laboratorio di innovazione che è la terza grande infrastruttura che l'Istat, chiamava infrastruttura, l'Istat si è data per eh, rafforzare il ruolo della ricerca. Um... In particolare nel particolare contesto in cui ci troviamo, nel particolare contesto in cui si trova dell'Istat, ehm, in particolare l'evoluzione del progetto di modernizzazione ha richiesto e richiede un ingente investimento nell'area metodologica per la revisione dei principali processi produttivi, in particolare per quanto riguarda l'impianto dei nuovi metodi statistici, la e la progettazione, la progettazione concettuale dei processi e il disegno dell'architettura del sistema dei registri, che come sapete è il fondamento come molti dei presenti in questa stanza sanno, è l'architrave fondamentale essenziale sul quale è costruito il, il, il progetto di modernizzazione. Il progetto di modernizzazione. Um. In questo contesto, in questo contesto attuale, quali sono i fattori che, eh, o se vogliamo, i, le criticità e le opportunità che eh, de, 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 de agiscono in, forma, in, in favore o in, o, o, diciamo, in direzione contraria alla, al rafforzamento di questa, di questa funzione, della funzione metodologica? Come i fattori esterni, no, fra i fattori esterni ho elencato nell'elenco 4 la disponibilità e la qualità dei dati. Abbiamo oggi accesso eh, eh, ad una, mm, a una quantità infinita, infinita di, di archivi di fonte amministrativa che sono diventati il nuovo, la nuova frontiera per lo sviluppo dell'informazione, delle, eh, delle de cioè, per l'ampliamento se vogliamo delle, del contributo conoscitivo che l'ente può dare al Paese. Eh, dati che sono anche di eh, qualità abbastanza spesso. Um, Dall'altro lato questo, eh, questa, eh, eh, questa esigenza di ricorrere massivamente all'utilizzo di queste informazioni si, in qualche modo va, sta, sta, sta insieme al fatto che, che ci sono delle, delle eh, tendenze diciamo così, eh, eh, recenti nell'ambito della statistica ufficiale eh, di quella tradizionale, per così dire, basata sul sistema delle, indagini, sistema delle indagini, perché assistiamo, chi lavora nel settore delle indagini sa bene, assistiamo ad una eh, eh, caduta tendenziale del tasso di risposta per esempio ehm, e, e che mette a rischio potenzialmente la qualità delle indagini di, eh, delle qualità delle indagini dall'altro lato esiste, si pone un problema di eh, l'emergenza di nuovi fenomeni determinano domanda di formazione statistica a, a, carico, di, a carico degli enti produttori che ehm, rischiano, se, rischiano se non si dà una risposta adeguata a mettere in, in, in pericolo diciamo così in qualche modo il problema, eh, la, la rilevanza delle, delle, statistiche, dell delle statistiche ufficiali. E poi diciamo, l'altro driver forte è il sistema statistico europeo, in particolare il sistema Vision, eh, Vision 2020, che ha ehm, anch'esso in, in, inc incoraggiato l'utilizzo, il ricorso a fonti alternative alle indagini o a, eh, come, come fonte supplementare e integrativa, eh, integrativa e sostitutiva in, tal casi, in tali casi del, delle eh, in, dell indagini tradizionali. Uh, tra i fattori interni sono stati già discussi, eh, è stato già presentato genericamente, eh, ho comunque, eh, ho abbiamo già sentito i riferimenti al programma statistico triennale che eh, eh, costituisce l'elemento eh, fondamentale di, di guida nell'orientamento nell delle attività di ricerca, eh, attiv che deve costituire l'orientamento eh, dell'attività di ricerca dell'ISTA, dell'attività di ricerca metodologica. Eh, sono stati citati i diversi programmi strategici, qui ne cito tutti, eh, alcuni a in direzione di come dire, incentivare o come dire, rafforzare il ruolo della ricerca, altri eh, come dire, sono, possono costituire de, anche dei, 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 eh, delle minacce o se vogliamo delle, delle criticità. Più, 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 più eh, per esempio mi fa piacere citare l'ultimo eh, punto riguardante il programma strategico eh, sulla che, che, che pre, uno dei programmi strategici del, pre, previsto nel programma strategico triennale, che prevede la, la come dire, eh, si chiama migliore informazione e comunicazione, che pone però dall'altro lato quindi all'allargamento del, del, del livello di informazione che viene fornita, ma allo stesso tempo si pone dei problemi. Il sistema dei registri, dei registri pone un problema connesso alla, ai temi di privacy nel rilascio dei big data. Dentro questo contesto. Dentro questo contesto, eh, come si arriva, come, qual è il processo attraverso il quale si arriva alla definizione e alla selezione dei progetti, dei progetti rilevanti. Qua, ehm, qui sono indicate una serie di linee guida che hanno posto guidato nel processo di determinazione quali sono i campi e, e le aree di eh, preferibilmente aree prioritarie di, aree prioritarie di ricerca. Uh, è ovvio che non è possibile accelerare in tutti i campi della ricerca metodologica. Uh, L'individuazione delle aree prioritarie deve tener conto dell'ecosistema dell di produzione, cioè il SISTAN, e di ricerca, appunto la Vision 2020 appena citata, e la, per esempio quello che sono le indicazioni provenienti dall'high dal level group sulla modernizzazione in cui listat, di cui l'Istat fa parte. L'altro aspetto è che si deve cercare di convogliare le risorse di ricerca in azioni che consentono all'Istituto di rafforzare la sua rilevanza e di incrementare l'informazione statistica rilasciata per il Paese, di, quel, con, quel riferimento alla rilevanza dell'informazione statistica prodotta, di fronte ad una crescente domanda. Un altro aspetto è quello del, del, dell'ottenimento di efficienza in modo da poter dedicare risorse aggiuntive alla ricerca e all'innovazione. In questo, con, questo, con queste linee guida di riferimento eh, quali sono state le, 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 le linee, eh, i, gli ambiti prioritari di ricerca metodologica che sono, stati, sono individuati nel piano della ricerca eh, più volte citato finora? Eh, sono quattro, eh, sistema integrato dei registri statistici, censimento permanente e armonizzazione delle indagini sociali aggiungerei, big data, processo unico. Uh, questi ambiti, questi cluster di diciamo così, queste filiere di uh, uh, questi, questi temi di ricerca, uh, ricerca costituiscono se vogliamo delle filiere di progetti e di iniziative che l'Istat uh, sta conducendo. Uh, si può declinare uh, attraverso tutta una serie di uh, uh, più specifici. Uh, più, uh, di specifiche ambiti settoriali uh, sui quali tornerò dopo, quando proveremo a fare una uh, declinazione di quello che è l'attività che l'altra infrastruttura citata, cioè il Comitato Consultivo delle Metodologie, uh, um, o, e su come organizzate le attività di questo, del Comitato Consultivo. Cosa è il comitato consultivo ehm, che citerò e talvolta richiamerò come advisory board? Forniscono informazioni soprattutto a beneficio di chi non è in questa sala dell'Istat. Eh, il comitato consultivo che è stato costituito eh, eh, circa un anno e mezzo fa ha il compito di fornire sostegno ai progetti di innovazione metodologica sviluppati nell'ambito del progetto di modernizzazione, verificando che essi possiedono necessarie caratteristiche di qualità, di congruenza e di allineamento con lo Stato e la ricerca internazionale nel, nel, nel progettare la. Uh, nel progettare questa infrastruttura diciamo abbiamo avuto come riferimento eh, l'esperienza che in altri paesi già da diversi anni, il, la, la, qui cito, ne cito due, l'Advisory Committee sul, statistica, sul on Statistical methods in Statistica Canada credo che sia la 62esima-63esima riunione. Considerate che fa due riunioni all'anno significa c'è un organismo che funziona da 30 anni circa in Statistica Canada. Noi siamo alla terza riunione, la, la quarta la faremo a novembre, eh, diciamo quindi abbiamo ancora un po' di Cammino da percorrere, ciò non di meno. Vedremo che un po' di strada l'abbiamo cominciato a fare cercando di, 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 di andare a regime eh, rispetto agli obiettivi che ci si era proposti. Uh, quali sono le funzioni di questo organismo? Uh, Tre, tre ruoli fondamentalmente: assicurare il referaggio della componente metodologica dei progetti, sia durante la fase di ideazione, sia in corrispondenza dei principali snodi decisionali per il loro, uh, del, del loro processo di realizzazione. Poi, eh, per alcuni progetti diciamo così, particolarmente critici, che eh, può, può svolgere un compito, vedremo come, eh, eh, svolge un, un compito, una funzione di tutoraggio rispetto a specifici progetti. E in ultima istanza. Uh, eh, suggerire azioni di alta formazione vedremo che alcune iniziative in tal senso sono già state realizzate l'organismo è costituito fondamentalmente da uh, è un organismo misto fra esponenti eh, cioè più, più prevalentemente con uh, docenti universitari di, eh, di università italiane e straniere uh, la metà e metà sono quattro italiane e quattro stranieri uh, e qualche, è un, è uno in particolare è uno esperto di, di, di un istituto nazionale di statistica di Statistics Canada questa è la composizione. Come, mh, come, forse, ehm, come ho detto, ehm, le tre, eh, le tre, le tre eh, linee di attività del comitato consultivo si, si strutturano attraverso il lavoro che, 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 il, che il comitato fa. Mediano, nelle sue due riunioni annuali. Però forse eh, è il caso di andare ad un minimo di dettaglio di quello che finora si sta già fatto, così da fornirvi un minimo feedback su quello che è già eh, in cantiere e su quello che rispetta gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Um, finora il comitato consultivo ha fatto tre riunioni. Nella prima riunione eh, ha discusso, quindi, è stata fatta attività di referaggio su eh, cinque lavori. Uh, nella seconda riunione, oltre a aver discusso dei lavori, è stato fatto monitoraggio, quindi il follow-up su, uh, su un certo numero di progetti che erano stati presentati alla riunione precedente, quindi il secondo, nella seconda linea di attività del Comitato. Uh, nella terza riunione uh, sono stati discussi dei lavori, è stato fatto il follow-up su alcuni progetti e. È stata introdotta una prima azione di formazione di alta formazione, sono stati organizzati tre webinar dedicati ad alcune tematiche che erano considerate come tematiche di alta formazione, cioè rivolte ad un pubblico un po' selezionato, se vogliamo, ad un uditorio piuttosto selezionato su temi di frontiera, diciamo così, che sono quelli che vedete, almeno in alcuni casi vedete eh, qui elencati. La quarta riunione è già programmata per novembre, ma su questo trascio. Quello che mi, 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 preme sottolineare, mi, mi fa piacere sottolineare poi, uh, uh, è quello che de, finora sono stati sinteticamente discussi i 13 progetti, di questi appunto c'è stato un follow-up per 5 di questi pro, 13 progetti. Uh, di questi 13 progetti. Uh, le tematiche sono eh, prevalentemente la maggior parte di questi progetti è incentrata su quelli, eh, fa riferimento a quegli ambiti prioritari. Quindi, diciamo, il tentativo di collegare l'attività di ricerca, a, eh, diciamo così, lo sviluppo di, di attività di ricerca di frontiera con la, la, la finalizzazione di questi alle, alle, agli obiettivi di produzione, è, secondo me è stata, è stata una delle azioni, come dire, una delle, delle linee guida sotterranee. Che ha, guidato, che, ha, che, ha, che ha orientato il lavoro del Comitato Consultivo. Come vedremo eh, nelle, nelle slide che, nel quali passerò rapidissimamente in, rassegno, sì, cioè, minuti, eh, in rassegna. 5 rapidamente rassegna. Cinque lavori sono stati incentrati sul eh, sono riconducibili all'ambito del All'ambito del sistema integrato dei registri, quindi la primaria prioritaria dei, dei, dei eh, sopra, eh, sopra richiamata, eh, molti di questi hanno a che fare con le metodologie per, la, eh, per, per varie fasi dei processi di costruzione dei registri: sia per la parte più propriamente di costruzione delle stime, per esempio costruzione degli stimatori di inferenza con, eh, eh, per i registri, eh, sia per quanto riguarda la, il, il, la costruzione di framework di riferimento. Per la valutazione della qualità dei, dei, prodotti, del, del, dei dati presenti nel, de, de, nelle fonti primarie utilizzate per la costruzione del sistema di registri, in un'ottica che tenda a condurre quindi la fonte, la fonte amministrativa, alla, sia anche al disegno vero e proprio architetturale dei processi due lavori sono stati invece incentrati sul censimento permanente e dell l'armonizzazione delle indagini sociali e sono quelli che vedete richiamati qua e non, non per motivi tempo ma diciamo così potete, eh, nella, nella colonna di destra vedete indicati dei parole chiave, delle parole chiave che costituiscono i riferimenti per dire quali sono i temi che in questo ambito sono, in, queste, in queste attività, in questi progetti sono stati affrontati tre lavori affrontano le, propriamente delle sperimentazioni sui temi dei big data eh, da più punti di vista, da un punto di vista sì, anche per esempio, cito l'ultimo lavoro per la, per la riorganizzazione di una fondamentale riorganizzazione del disegno di indagini di una delle più importanti indagini dell'Istat, che è quella su, su, sui prezzi al consumo. Uh, mediante l'utilizzo di, di uh, big data, cioè di scanner data. L'ultimo blocco di progetti uh, riguarda la, 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 fa, riferimento, uno di questi lavori fa riferimento al processo 1, gli altri due sono tematiche di, 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 primissimo, di primissimo ordine e di primissima importanza, primaria importanza come quello del, 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 della stima dell'effetto uh, dell tecnica quando un'indagine statistica uh, è basata su, su indagine statistica. A tecnica mista, eh, oppure come risolvere i problemi quando, eh, di integrazione fra diverse fonti quando, eh, quando eh, si utilizzano eh, fonti diverse, quando si integrano non, non in maniera deterministica, ma in maniera probabilistica. Eh, questo per dire in, in estrema sintesi, eh, Abbiamo tentato, di, abbiamo tentato di proporre, si sta tentando di proporre un sistema diciamo, integrato della ricerca, in cui diversi pezzi diano un contributo eh, al, al rafforzamento, prima di tutto, de, di questa funzione all'interno, a, a un rafforzamento e, se vogliamo, a un riconoscimento di questa funzione all'interno dell'Istat, del, dell e più in, in generale, auspicabilmente, all'interno del sistema statistico. Grazie. Eh? Allora, noi faremo un brevito.